Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TG LT4 Blog. Passiamo alle notizie. A4, le previsioni del traffico per il fine settimana. Il Corpus Domini segna l'inizio di un nuovo ponte di festività che richiamerà sulle coste venete e friulane migliaia di vacanzieri dall'Austria e dalla Germania. Quest'anno coinciderà con eventi di forte richiamo come i concerti di Vasco Rossi a Bibbione e di Ultima a Trieste, entrambi in programma nella serata di domenica 2 giugno. Saranno quindi 4 giorni di traffico sostenuto e a tratti molto intenso. Sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico, a partire da domani, giovedì 30 maggio, al mattino, si segnala bollino giallo in entrambe le direzioni, della A4 e bollino rosso. Quindi possibili code e rallentamenti sulla A23 nel tratto tra Udine Sud e nodo di Palmanova per l'arrivo dei turisti stranieri diretti verso le località balneari. Nel pomeriggio sono previsti flussi sostenuti anche sulla A28 in direzione Porto Gruaro. Venerdì 31 maggio, dopo una mattinata in cui non dovrebbero verificarsi particolari criticità, il traffico potrebbe tornare nuovamente ad aumentare sulla A4 in entrambe le direzioni, con possibili formazioni di code e rallentamenti in uscita alla barriera dell'Isert, anche per il rientro verso l'est Europa dei vettori commerciali. Sabato 1 giugno, data in cui si terrà a Bibbione il soundcheck del concerto di Vasco Rossi, ancora bollino giallo sulla A4, in particolare nel corso della serata con possibili code e rallentamenti agli svincoli di Latisana e di Porto Gruaro, mentre domenica 2 giugno, condizioni meteo permettendo, sarà caratterizzata da un mix di arrivi verso le località di Mare e quelle interessate dai concerti e rientri, con un lino giallo presente per tutta la giornata fino a tarda sera. Porto Gruaro, Baby Gang individuata dalle forze dell'ordine, disposte 6 misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e 5 minorenni. Agivano nei luoghi di aggregazione di Porto Gruaro, quelli maggiormente frequentati dagli studenti, come nella zona della stazione. Le forze dell'ordine hanno individuato la Baby Gang che si sarebbe resa protagonista di angherie e soprusi ai danni di coetanei vittime di reati predatori. A seguito delle indagini compiute dai carabinieri e dagli agenti della polizia ferroviaria di Porto Gruaro, il questore di Venezia ha emesso 6 misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e 5 minorenni. Gli atti sono stati notificati dagli agenti del commissionario di polizia e dai carabinieri. In particolare, i carabinieri hanno notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Porto Gruaro della durata di 2 anni nei confronti di un maggiorenne, 2 avvisi orali destinati a minori, oltre a 2 divieti di accesso e stazionamento per ragioni di sicurezza in determinati luoghi della durata di 1 anno. Il commissariato di Porto Gruaro, inoltre, ha notificato un avviso orale nei confronti di un minorenne residente in comune di San Donatese, resosi responsabile ai fatti che sono stati oggetti di accertamento da parte della polizia ferroviaria portoghese. Le misure disposte dal questore di Venezia, Gaetano Buonaccorso, vogliono essere la ferma risposta a chi, seppur giovane, agisce disconoscendo principi di libertà e rispetto, spesso violando la legge, spiega una nota in cui si sottolinea anche la grande collaborazione nelle indagini tra le forze dell'ordine.
Si tratta di misure di carattere amministrativo, ma limitanti la libertà di movimento che si pongono quale obiettivo primario la tutela dei minori tra questi gli stessi autori, che potranno certamente riflettere su valori fondamentali, quali sono il rispetto delle regole e il rispetto verso gli altri. Conclude la nota, la tutela della collettività e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica vanno considerati principali obiettivi di quell'azione di polizia, quotidianamente praticata dalle donne e dagli uomini delle forze dell'ordine. Il TG finisce qui, io vi ringrazio di avermi seguito, ci vediamo alla prossima, un saluto da Fabiola Romani, ciao!